Benvenuti a tutti ragazzi, siamo al secondo episodio della nostra carriera dell'iGreville. Vi ricordo che questa carriera è da un database da me creato nella pagina Passione Football Manager Carriere di Maceco Monta. È una carriera delle regioni. Praticamente ho creato una serie unica con 20 gironi, ogni girone sono 10 squadre della stessa regione che si giocano il primo posto che porta ai playoff scudetto. Nella puntata precedente, per chi ci ha perso, abbiamo fatto lo staff perché era praticamente assente in questa squadra della Valle d'Aosta e un amichevole che abbiamo vinto 4-1 con il Savona, quindi abbiamo messo una base di tattica. Adesso iniziamo a guardare un po' di calciatori da acquistare con il poco budget che abbiamo, punteremo più sui prestiti e vediamo perché si avvicina il primo turno di Coppa Italia. Dobbiamo guardare un po' di difensori sicuro, andiamo un po' veloci perché tanto c'è poco da vedere. Ecco il primo acquisto, siamo riusciti ad acquistare Majorano. Non era ben visionato dagli osservatori ancora, però avevamo bisogno di un portiere, sembrava un bel prospetto. Infatti andiamo a vederlo, non è male per niente per avere 18 anni e sicuramente meglio di quelli che abbiamo. Chiediamo al nostro grande giocatore di dargli il benvenuto e vediamo cosa ci dice lo staff dell'ultimo allenamento, perché come ho detto nella puntata precedente, punto molto sullo staff perché come tutti i grandi allenatori anche della realtà mi appoggio molto a loro e al loro giudizio. E io mi baso molto sulla tattica e anche sul mercato punto molto agli osservatori. Infatti vedete via via guardo se mi hanno visionato qualcuno per capire se si può un po' rinforzare anche solo numericamente questa squadra visto che abbiamo molti grigi in squadra. Qui vediamo che non sono molto appetibili come calciatori, di certo non ci possiamo permettere fenomeni, però sicuro qualcosa di meglio di quelli che abbiamo in squadra possiamo. Vediamo questo trequartista che non sembra male, ma proviamo un po' a vedere se ci può davvero aiutare o no. Per il momento aspettiamo ancora, vediamo altri giocatori, aspettiamo altri report dei nostri osservatori. Per il momento restiamo con quelli che abbiamo. Questo barbierato ci piace molto, diverse volte che lo guardo, spero mi arrivi qualcosa in più dagli osservatori, ma intanto gli facciamo un'offertina. Come vedete, tolgo la possibilità, anzi la non possibilità di rimandare il calciatore all'ovile, come si dice, se non ci piace nei primi 6 mesi. Quindi quello tanto potrebbe essere un buon difensore centrale, visto che non li abbiamo. Nell'ultima amichevole, chi ci ha guardato, abbiamo giocato con due centrocampisti adattati, quindi i difensori ci servono per la Coppa. Guardiamo anche di qualche centrocampista, perché li abbiamo, ma come il terzino sinistro, ma se trovasse qualcosa di meglio non sarebbe male. Però ancora gli osservatori non ci hanno molto portato gente valida. Questo potrebbe essere valido, ma a 40 anni di certo, anche se è a gratis, non ci punto. In sedia a rotelle andiamo anche da noi. Nulla di che ci possa aspirare. Questo Davide Furlan, me lo ricordo, un bel centrocampista, ma un po' datato. Quindi andiamo avanti con i giorni e vediamo un po'. Intanto chi ci ha seguito ha visto la nostra tattica base, il 4-2-3-1, e adesso buttiamoci una tattica che ci possa aiutare quando dobbiamo un po' spingere a partita in corso. E a me piace molto giocare sulle fasce, con un bel 4-2-4, e
metto un carrilero che, come vedete, il carrilero è un ruolo di supporto ma che tende ad allargarsi molto ed aiutare in difesa sulla fascia. Perché questo? Perché usiamo un esterno invertiti che ci spingono molto al centro, da largo tagliano dentro il campo perché davanti abbiamo le due ali e così non si vanno a pestare i piedi, mentre mettiamo un difensore in posta perché, appunto, essendo una tattica che deve andare all'attacco, punteremo molto su passaggi diretti, quindi non ci serve un regista a centrocampo, ci basta che il difensore imposti con qualche lancio, o comunque, essendo appunto un gioco sulla fascia, si baserà molto sulla fascia. Quindi i due centrocampisti ci servono che diano aiuto in difesa, visto che i terzini e davanti le ali e le due punte siamo molto offensivi. Quindi mettiamo un CCQ che ci aiuta sia in fase offensiva che in fase difensiva, e un carrilero che ci va a coprire la fascia. Davanti mettiamo una CA e un attaccante che pressa, e come vedete ai terzini gli diamo poche impostazioni di fare fenomeni, visto che non sono dei fenomeni, quindi devono andare su, e pochi dribbling e molti passaggi. Crossiamo di prima e tesi, perché come detto dobbiamo fare una specie di arrembaggio, quindi pressing a tutto campo, e a differenza di come abbiamo messo prima nella tattica 4-2-3-1 base, perché dobbiamo appunto andare a pressare gli avversari per cercare di ribaltare o vincere una partita che non riusciamo a sbloccare e che possiamo vincere. Bene, parlato un po' di questa tattica, andiamo avanti, che si avvicina all'esordio dell'Aigreville. Vediamo, intanto ci hanno accettato l'offerta per Barbierato, molto bene, speriamo venga. Abbiamo bisogno di un centrale. Andiamo rapidi per questo esordio. Casale, ricordo, è una cittadina di un centinaio di chilometri da dove siamo noi. A proposito, io sono toscano, come si sentirà dall'accento, non sono della Valle d'Aosta. Come ho già scritto nella puntata precedente, ho scelto l'Aigreville di tutte le squadre Valle d'Aosta, uno perché non conoscevo nemmeno l'esistenza, quindi mi piaceva questa cosa, e di fare una carriera per una squadra sconosciuta. Andiamo intanto a rimettere i giocatori a posto in questo 4-2-3-1, e come vediamo anche qui abbiamo sulla fascia destra un'ala, un carrigliero, come dicevo, che va a coprire le sfuriate offensive dell'esterno invertito a destra, mentre a sinistra abbiamo un attaccante esterno che taglia dentro per i cross appunto dell'ala, e un terzino che si andrà a cercare le sovrapposizioni sulla fascia sinistra. In quel caso, come avete visto, ho messo un regista perché appunto serve un po' di impostazione di gioco, visto che non sarà molto offensivo e non sarà all'arrembaggio appunto, quindi a lanci lunghi, quindi sarà un'azione manovrata. Possiamo andare avanti, i tifosi ci credono, anche noi ci crediamo in questo esordio. Intanto Barbierato è arrivato, molto bene. Il nostro DS ci dice che ci serve un capo fisioterapista, ma non ci ha proposto molto buoni, almeno un po' di fisioterapia lo deve avere, è un capo fisioterapista, quindi andiamo a cercarcelo da noi. Questa è forma fisica, quindi è inutile cercare qui, non ci serve la forma fisica. Quindi andiamo a cercare in fisioterapia. Abbassiamo piano piano la caratteristica. Ecco il nostro papabile. 60 anni, un po' vecchio, ma insomma, deve fare il dottore, non deve correre. Proponiamolo capo, non fisioterapista classico, anche perché i fisioterapisti li abbiamo già acquistati nella puntata precedente.
Ci avviamo, ragazzi, ci avviamo verso Casale. Un buon difensore, avevamo visto bene. Per i nostri un bel 12 più che buono. Diamogli il benvenuto e vediamo cosa ci dicono i nostri preparatori. Come avete visto, il preparatore ci consiglia su Riccardo Tonin, che chi c'era nelle puntate precedenti è stato il nostro primo acquisto in prestito dal Milan con diritto di riscatto a qualche euro. Di più non ci possiamo permettere, però potrebbe essere buono. Quindi andiamo a mettere il nostro portiere e il nostro difensore, cerchiamo un difensore, anzi un centrocampista da mettere in difesa per adattarcelo. Abbiamo deciso per Usel o Usei, come si chiami, perché ha comunque dei buoni passaggi, quindi per la difesa ci serve un esterno postale e comunque un marcatura non era male per essere un centrocampista. Andiamo alla partita, ragazzi. Sono tesissimo. Dai, ragazzi, dobbiamo farci due partite, eh? Facciamole capire subito chi comanda. Vediamo lo stadio super pieno, ma porteremo l'amore dei nostri tifosi. Tanto incoraggiamo i nostri ragazzi, ecco, già uno dei nostri migliori, la nostra migliore ala destra, ce l'hanno acciaccata. Osservatore che ci dice che il giocatore è fuori ruolo, ma lo sappiamo anche noi, visto che l'abbiamo dovuto adattare. Tanto cerchiamo di passare questo turno, poi vediamo di acquistare qualcuno. Primo tempo che scorre veloce, senza nessuna azione vista, e dalle statistiche più tiri loro, ma in porta uno solo, noi niente. Quindi diamo una strigliata a questi ragazzi. Dai, facciamo cantare i tifosi che non ci sono, ma ci guardano da casa. Tanto cerchiamo di mettersi un po' più offensivi e togliamo i nostri due ali, tra l'altro i nostri migliori calciatori che abbiamo per il momento, che sono mezzi rotti. Vediamo un po'. Cerchiamo di far salire un po' più il terzino Favre, cercando qualche sovrapposizione, e mettiamo il nostro prodotto del vivaio, unico prodotto del vivaio nostro che abbiamo, che è Girotti, e diamo un po' più di responsabilità a Usei, come dicevamo, visto che in passaggio è buono, impostaci anche te. Vediamo, intanto iniziamo a vedere le prime azioni. È il Casale che prova subito a darci fastidio, brutto rimpallo. Visto un Lewandowski, abbiamo il fratello non conosciuto nella squadra del Casale. Buono Baldi, buono, buono. Intanto guadagniamo il primo calcio d'angolo della partita. Più avanti, ragazzi, vedremo anche come provare a impostare un po' questi maledetti calci d'angolo e calci piazzati che sono il cruccio di molti noi. Che FM non dà molte possibilità di impostazioni, spesso e volentieri ci escono dei bug. Ecco ancora questo Lewandowski che ci dà noia. Avrà preso un po' di DNA. Incitiamo un po' sti ragazzi, incitiamo. Attenzione, attenzione. Vediamo Robert Finto. Grandissimo Majorano. Donnarumma chi? Dicevamo. 10 milioni da dare a Majorano. Buono, buono ragazzi, buono, per ora difendiamo bene, i primi 10 minuti sono sempre più importanti. Tanto vediamo come si schierano, se hanno cambiato qualcosa da quello che pensavamo. Andiamo a vedere questo Lewandowski, sconosciutissimo, 31 anni e francese, un francese che si chiama Lewandowski, tanta roba. Però
mi sembra quello un pochino più dotato di loro, quindi diamogli un po' di mascalcatura e cerchiamo di mandarlo nel piede sbagliato, visto che non dovrebbe essere un fenomeno. Siamo al 73esimo, io inizierei un pochino, intanto vediamo li tira di più, visto che il portiere prima non mi è sembrato un fenomeno nel tiro di Baldi, non ha trattenuto un passaggio praticamente. Vediamo un po' come evolve, bravissimo Favre, bene, da terza categoria così, palla per il pubblico che non c'è. Bisogna vincere in casa ragazzi, perché poi andare a vincere fuori casa è sempre un problema in questo gioco, quindi proviamo la nostra tattica buttata giù 2 minuti fa. Vediamo se i calciatori possono essere tutti messi bene, anche perché non abbiamo molta scelta, quindi si dovranno adattare. Dai Ricky, dai Ricky, io ho fiducia in te. Vediamo, 10 minuti allo sbaraglio. Dai ragazzi, vi domando di più per 10 minuti, dai. Buono, buono. Un altro calcio d'angolo per noi. In porta c'hanno un drago, non sarà facile segnare. Se non si vince poi andare a vincere a Casale è molto dura, molto. Vediamo. Grandissimo Chatillon, grande Riccardino Tonin. La sblocchiamo a 5 minuti dalla fine. Dai ragazzi, dai, 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 dai. Bene così, bene così. Rimettiamoci nella nostra azione tipo. Qui vi farò vedere il ruolo che più amo. Ala che pressa, ragazzi. Ala che pressa è il tornante di una volta. Praticamente l'uomo a tutta fascia. I terzini li togliamo da invertiti perché a questo punto non c'è più spazio in mezzo al campo per tagliare dentro, quindi restiamo con il terzino classico e le ali che prestano, che appunto vanno a dare manforte anche al terzino. Invertiamo questi e a questo punto possiamo togliere il carrigliero e lo mettiamo come incontrista, perché abbiamo bisogno appunto adesso a centrocampo di smazzettare un pochino, tanto sulle fasce ci sono sia i terzini che le ali che prestano, che previdano le fasce. Dai, 10 secondi raga, non prendiamo gol adesso, eh. Bravi così, mi piace, ma è l'ultimo da terza categoria. Buono, 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 un buon esordio per noi ragazzi, vedrai i tifosi la prossima volta verranno. Un buon secondo tempo, un buon secondo tempo, dai. Grande Riccardino Tonin. Gol all'esordio che conta. Bene, ora cerchiamo di non rilassarci per la prossima e andiamo avanti. Andiamo dando un'occhiata agli altri risultati. Bellissima la Coppa Italia a sorteggio integrale. Non ci sono teste di serie, niente. Vediamo Kunez uno o due giorni per fortuna. E grande Tonin, come dicevo, all'esordio in gol. Bene, bene, vediamo se ci hanno portato qualche altro giocatore. Proviamo sempre a trovare un altro difensore centrale. Barberato, ottima partita, mi è piaciuto molto. Questo, anche se non è molto visionato, ma mi piace molto questo Franco. Non sembra male anche questo Porro, ma secondo me Franco è migliore. Rocco Sabato, chi se lo ricorda, ha giocato anche in Serie A, ma a 40 anni non ci interessa. Stesso discorso di Barberato, togliamo la possibilità di non rimandarlo all'Ovile, quindi se il mercato poi non ci piace, a gennaio lo rimandiamo, ma sembra un bel prospetto. Vediamo se troviamo anche il terzino sinistro, un altro ruolo dove siamo un po' scoperti, ci gioca Favre, ma è un po' adattato. Vediamo, sembrava molto veloce questo, che per me è importantissimo il terzino e l'ala veloce, quasi più che la tecnica. Troppe FM chiede gente veloce, a volte è più forte uno velocissimo di uno super tecnico. Poi ci sono ruoli e ruoli, sulle fasce io la penso così. Poi per esempio per un regista, un trequartista, conta molto più la tecnica che la velocità, secondo me.
Andiamo a vedere appunto anche qualche trequartista. Questo Baldanzi mi piace molto, è 3 o 4 volte che lo guardo, ma non so se sarà facile strapparlo all'Empoli, è una bottega cara. Infatti, come vedete, ci chiedono dei soldini, però ci proviamo, perché proviamo... sapevo che era una bottega cara. Niente, Empoli, non ci vuoi bene. Proviamo a guardare qualche cos'altro, perché un trequartista, anche se non migliore del nostro, ma solo per aumentare il numero, no, non ci farebbe male. Tollerolli interessante nel controllo palla e la tecnica, come dicevo prima, per me è molto importante la tecnica per un trequartista o comunque un centrocampista che mi deve un po' dirigere. Togliamo anche qui la possibilità che non lo possiamo rimandare indietro. E andiamo, vediamo a sinistra, anche se a sinistra siamo ben piazzati, però non si sa mai. Se trovasse un gioiellino, tanto questo Spano facciamocelo osservare, vediamo cosa ci dicono. E andiamo avanti, spediti verso Casale. Bene, vediamo, bene, Franco accettato, molto bene. Vediamo anche questo Bianchino, bravissimo alla Roma, e anche questo Lolli. Bene, bene, sono 3 ruoli che ci mancano, ci si sistemerebbe almeno nel numero, poi nelle prestazioni vedremo. Girotti non ci piace quando non tallini bene così, eh? Dai. Sei del nostro vivaio, devi mettere il sangue per questa squadra. Grande il nostro portierino, migliore in allenamento come sempre. Portiere fondamentale e non facile da trovare. Tanto abbiamo il nostro capo fisioterapista, molto importante anche questo. È infortunato 2 o 3 giorni. Speriamo ci rientri, perché sennò, se non ci arriva Franco, voglio vedere chi ci mettiamo. Sarebbe importante per noi passare il turno, qualche soldarello che entra e poi, se fosse fortunati nel sorteggio, potremmo vedere anche di andare avanti, non si sa mai. Viste le nostre casse, non sarebbe male. Intanto Lolli è uno di noi, molto bene, molto bene. Non credo che lo butterò subito nella mischia da titolare contro il Casale, vediamo a partita in corso, perché la partita è importante, lui è appena arrivato. Qui vediamo il nostro girone con i nostri rivali anche. Ecco il nostro Lolli, tecnica 14, controllo palla 14, speravo meglio, ma dai, come per far numero va bene. Stavo guardando appunto, mi sembrava a memoria fosse meglio il nostro Baldi, anche se è un po' adattato lì come trequartista, al massimo sarebbe un attaccante di sostegno, ma scusate, ma per ora sta giocando bene, quindi va bene, può stare in panchina il nostro Lolli per il momento. Il nostro Torin è già diffidato. Allora, il rischio di diversi infortuni, ma normale, siamo a luglio, in piena preparazione, ci può stare. I tifosi ci credono, anche noi. Però se venivate allo stadio eravamo anche un po' più contenti, ci credevamo un pochino di più. Però vi porteremo, vi porteremo. Intanto la nostra ala Cunaz è tornato, manca un po' di forma partita, ma gliela faremo trovare. Intanto
accanto il nostro terzino Fabre, che già era adattato, perché come dicevo non abbiamo un terzino sinistro, quindi già proviamo a metterci un'ala sinistra. Io, nonostante molti dicono che mettere un giocatore fuori ruolo funziona solo nelle tattiche buggate, io cerco di sfatarvi questo tabù, perché per esempio io quando faccio tattiche, e dopo la faremo perché la terza tattica che imposterò più avanti sarà appunto una difesa a 3, come esterno completo a destra o a sinistra, insomma come esterno completo sulla fascia, un'ala pura, ovviamente non è possibile mettere un attaccante esterno o altro, ma un'ala pura come esterno completo da una delle due parti, dall'altra parte un terzino e da un'altra parte un'ala pura, e rende molto molto bene. Rende molto bene, e non vuol dire che sia una tattica buggata, perché lo uso nelle mie tattiche e come vedete faccio all'istante. Veniamo alla partita, sono già passati 10 minuti, 80 minuti al passaggio turno. Attenzione, attenzione a Colombo. Siamo stati fortunati, eh? Siamo già un bel gol Petrarca, non va bene. Andiamo già, iniziamo un pochino a pressare questi uomini e a marcarli bene, perché mi dicevo i giocatori nostri non sono fortissimi. Come vedete io è difficile mettere impostazioni personali agli avversari, perché mi piace difendere molto a zona e non molto a uomo. Però quando se abbiamo questi giocatori non fortissimi e incontriamo squadre di queste categorie che anche loro non sono fortissimi, marcare a uomo e pressare coloro che possono segnare o il regista, cioè colui che imposta, serve molto. Perché non mi piace pressare molto e marcare uomo cioè giocatori molto forti, di squadre molto forti, perché tanto spesso e volentieri ti giocano la giocata e spesso e volentieri ti attraggono fuori il difensore o ti attraggono comunque fuori posizione. Un palo per noi, l'importante chiude subito. E come dicevo, rischi a pressare e a marcare a uomo giocatori di alto livello, perché rischi che ti portino via il tuo giocatore da quella posizione e ci siano gli inserimenti di altri e crei un buco. Tanto troppi lancioni ho visto dai miei, quindi iniziamo un pochino a abbassare questi passaggi, rendere un po' più corti, perché bisogna tenere un po' palla. Alla fine siamo noi che si vince, non bisogna andare allo sbaraglio. Attenzione, non va, non va, figurati se si segna su punizione. Però non male, il primo tempo è andato e alla fine abbiamo gestito molto bene. Dai ragazzi, 45 minuti più il recupero a questa promozione, o meglio a questo passaggio del turno. Togliamo Tonin perché, come ci ha detto il nostro preparatore, non aveva 90 minuti nelle gambe, e proviamo a dare un po' di fiducia al nostro Girotti, che non si era allenato molto bene in settimana, ne abbiamo fatto una strigliata. Vediamo un po', vediamo un po'. Non sembra molto servita la strigliata, si è un po' addormentato, palla al piede, ma vabbè, vabbè. Proviamo a mettere un po' di, portare il pallone in aria, a vedere se si tiene un po' più palla, che è importante tenere palla in questo momento. Barbierato e Majorano, grandi acquisti, per ora mi piacciono molto. Anche su Ava, per chi non ci ha seguito nella prima puntata, che se vogliono sotto metterò il link per rivederla, e anche lui è stato un altro acquisto.
iniziamo un pochino a far salire il terzino, perché a questo gioco, come sapete, difendersi non è mai buono, perché più ti difendi e più quell'altri ti fanno gol. Purtroppo su FM è così. Poi, come avete visto prima, nonostante vinci nei calci d'angoli, prendi sempre i contropiedi. Comunque, abbiamo visto che hanno invertito il regista. Selmi è passato come incontrista e come regista hanno messo Poesio. E quindi noi andiamo a prestare Poesio. Anche loro con Coccolo usano un'ala che pressa. Ricordo, l'ala che pressa è il tornante nei vecchi tempi, cioè l'uomo a tutta fascia e quando si attacca, attacca, quando si difende, fa il terzino. Togliamo il nostro Shallancin, che ha fatto una buona partita da terzino, che non è il suo ruolo, ricordiamo, lui è un'ala, ve lo abbiamo adattato perché Favre era mezzo acciaccato, ma adesso lo mettiamo perché ha ammonito. E fuori ruolo l'espulsione dietro l'angolo. 10 minuti, 10 minuti ragazzi, ci siamo. Iniziamo ad abbassarci un pochino, mettendo la nostra ala che pressa. E addirittura loro essendo con un 4-4-2 e non è fuori il caso che lo passino un 4-2-4 per vedere di salire un pochino, mettiamo un 4-1-4-1. Carrillero lo togliamo per lo stesso discorso di sempre, che non ha senso ora andare a proteggere le fasce perché abbiamo già il terzino e l'ala è pressa. Appunto, come mi immaginavo, sono passati già al 4-2-4. Ricordo che il 4-1-4-1 è il modulo per eccellenza per contrastare 4-4-2 o 4-2-4. Poi si può perdere uguale. Mettere un 4-1-4-1 contro un 4-4-4-2 non vuol dire per forza sinonimo di vittoria, ovviamente. Ci vogliono impostazioni giuste, cacciatori giusti, eccetera. E andiamo, è finita ragazzi. Inaspettatamente passiamo il turno. Non pensavo nemmeno di passare al primo turno, e invece ce la facciamo. Nonostante tutti ci dassero per persi. Diamo un'occhiata agli altri risultati, adesso vediamo il sorteggio se ci è benevolo o no. Tanto ci fanno vedere che l'esordio è contro il Granville. Passiamo il turno, incredibilmente. Abbiamo avuto l'esordio di Lolli. Vediamo questo sorteggio, ricordo sorteggio integrale, tutte le squadre partecipano. Come vediamo già il Napoli, Milan, Juventus fanno parte. Bellissimo questo sorteggio integrale stile FA Cup. Poi la differenza dell'FA Cup è che c'è l'andata e il ritorno, differenza dell'FA Cup. Ci è toccato il Latina, Latina. Io di Grosseto ho un odio verso il Latina, però ovviamente si parla di odio calcistico. Guardavo i calciatori e vedo che sembra che giochino con un modulo a 3, una tattica che io amo usare ma odio affrontare, quindi dovremo prepararci bene. Quindi detto questo, salvo,